Un lunedì uggioso, buongiorno. Ich lese auch andere Sachen, nur ist das so ein Schmuck. Ich habe so ein schönes Buch im Bücherregal. Hai visto la nuvola attaccata allo zainetto? In Italia la norma è un'opera lirica, in Germania è un supermercato. Adesso sto bevendo il caffè freddo di norma. È una cosa che non si può bere, è proprio una cosa bah. Oggi fuori piove molto, di pomeriggio devo partecipare a una cosa, insomma oggi non c'è tempo per leggere Cesare Pavese. Qui gli studenti alla ricreazione sono in mezzo alla strada, oppure nei portoni delle case. Ecco, adesso sto andando alla cosa a cui devo andare. Oggi è stato un continuo di temporali, raffiche di vento e infatti fa freddo, ho il mini cappottino leggero. Questa mattina con tutte le cose che avevo da fare sono andata fino in capo al mondo e avete visto delle riprese con un negozio in cui stavano facendo dei lavori. Ecco, esattamente in quel negozio io avrei dovuto comprare una cosa, ma appunto stavano facendo dei lavori. Poi oggi il signore di casa al lavoro doveva usare un macchinario un po' complicato e antipatico da usare, quindi era molto preoccupato. In più doveva parlare con un consulente di una certa cosa, non si sapeva bene come sarebbe andata a finire. Invece, fortunatamente, adesso è tornato a casa mentre io ancora ero a casa, così almeno non ho per tutto il tempo, fino a quando non torno stanotte, il pensiero cosa sarà successo al signore di casa. È andato tutto bene. Oggi, per questioni che non so dire, ho dovuto passare in rassegna il libro sulla mala romana di Francesca Fagnano, il libro di, come si chiama, di nome, di Pietrantonio. Non l'Arminuta, ma quello nuovo, L'età fragile. Poi aspetta, come si chiama anche quell'altra scrittrice che ha scritto La porta lettere? Quella scrittrice leccese che però vive a Bologna, Francesca qualcosa, che adesso ha scritto anche Domani domani. Donatella di Pietrantonio e il suo libro tratto liberamente
dal delitto del morrone. Non so se sei pratico di quelle zone, io sì, il morrone è quella parete di montagne che si può vedere benissimo dalla città di Ovidio, ossia da Sulmona. Aspetta. Ho dovuto fare buh. Una signorina che sta scendendo le scale mi ha visto e sentito fare buh con il telefono in mano. Adesso me ne vado a casa, fa un freddo all'improvviso, fino all'altro ieri, ma fino a stanotte, ho sudato tantissimo, boh, adesso ci sono 12 gradi. Sempre pieno. Salve. Oggi da Aldi ci sono i planner per il 2025. Vedremo. Ammesso che io sia arrivata in orario. Il negozio ha aperto alle 8, adesso sono le 8:30, forse non c'è già più niente. Comunque prima di tutto devo comprare il pane, anche oggi, perché il pane si è rimpicciolito comunque. Allora, Untergeschoss. Untergeschoss. Andiamo. Veramente brutti. La parola di questo mese è senz'altro vedremo, detta con questa pronuncia, vedremo. C'è un giornalista italo-tedesco, in realtà proprio italiano, però comunque cresciuto e istruito in Germania, si chiama Ingo Zamperoni e lavora per l'emittente di Stato che si chiama ARD. E Ingo Zamperoni un giorno, nel bel mezzo del dire una notizia, in tedesco naturalmente, perché la televisione è tedesca, ha detto in italiano vedremo, con quest'aria scettica che ha lui, con questa plomb scettico che ha lui. E quindi da quel giorno noi diciamo sempre vedremo, e poi questo vedremo ha preso delle pieghe, allora la piega di questo mese è vedremo. Poi ti volevo anche dire che in questo squallore immenso e puzzolente di droghe e di fumi, io ho ripreso la routine del leggere.
e ho ricominciato da pavese, perché senza volerlo sono intelligente, veramente, senza sforzo. Perché è chiaro, se ti proponi di leggere ogni giorno 2-3 capitoli di un libro in un contesto che decontestualizza e isola e rende amena qualunque lettura, non ci riuscirai mai se leggi un libro qualunque. Invece, se leggi Pavese, Pavese ti chiama, si siede nella tua testa e ti chiama ogni mattina. Cioè lui sa che tu stai arrivando e con lui lo sai anche tu. E poi una volta incistata questa routine, poi puoi leggere anche le schifezze, puoi leggere anche i libri che non servono a niente. Aspetta un attimo, ammesso che tu voglia farlo, io no, per esempio. Aspetta un attimo che io mi fermo sempre a vedere le cose qui del corner di cibo, più che altro perché mi piace ridere dei prezzi, che negli ultimi anni si sono fatti un po' assurdi.
Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Hai fame? Sì. Benissimo, quindi mangiamo. Die Meierei ist in Sangrato, sagte sie und wies mir den gelben Rücken unseres Hügels, der sich mit seiner Wölbung über den Häusern der Piazza erhob. Das, sagte sie, dann gibt es den Rosotto mit der Mühle. Und sie deutete auf den Hang im Tal mit Wiesen und Buschwald. Dort unten, hinter dem Bahnhof, machen sie das Fest.